Bentornati su ODP ragazzi, oggi Audi RS6 terza generazione, la C7 con ben 690 cavalli e oltre 750 newton per metro di coppia. Ma prima un grazie a Carfax, sponsor di questo video. Quando acquistiamo un'auto usata è molto importante avere uno storico del veicolo, sul chilometraggio, eventuali incidenti, danni e proprietari precedenti. Chi ci aiuta? Carfax, che ci permette di generare un report completo con tutte le informazioni che sono state segnalate a Carfax. Sia chiaro, non basta solo il report per avere la garanzia che la vettura sia a posto, ma prima di muoversi e fare tanti chilometri per attraversare l'Italia e ispezionare il veicolo, Carfax ci aiuta moltissimo. E ovviamente qui sotto ragazzi in descrizione vi lascio il mio codice sconto TORRISI20 per avere il 20% di sconto su tutti i report che dovete assolutamente fare per stare più tranquilli. Andiamo al video. Questa è un Audi RS6 terza generazione, precisamente la C7, non la performance, quindi usciva di base con 560 cavalli e appena 700 Nm di coppia. La cosa interessante però di questo esemplare in particolare è che il buon Mirko, il proprietario, ha fatto una mappa che si chiama Stage 2. Questa mappetta porta la cavalleria a poco meno di 700 cavalli, siamo circa a 690 cavalli, e aumenta ulteriormente la coppia, oltre i 750 Nm di coppia. Tutti questi cavalli, tutta questa coppia, sulla trazione integrale permanente Audi funzionano. Assolutamente sì, riesce a scaricarli a terra in maniera perfetta grazie, come hai detto tu, alla trazione 4 gestita anche con un differenziale autobloccante centrale. E questa è la trazione 4 che ripartisce posteriormente la coppia all'85%. Davanti arriva fino al 65%. Questa io l'ho vista sempre come un'auto per papà veloci. Cioè se mio padre mi avesse portato a scuola con questa e poi pensa deve andare in ufficio, però nella pausa pranzo, boh non so, voglio farmi un giro in pista. Con questa puoi fare tutto, accompagni tuo figlio a scuola. Sono 5 posti veri agli attacchi Isofix, la sicurezza è ai massimi livelli, ma dall'altro canto, come hai detto tu, ha una meccanica e una tecnica tale da far divertire sempre, sia che porti tuo figlio a scuola, sia che vuoi fare un track day. Le sospensioni sono adattive, quindi si possono alleggerire o indurire a seconda della modalità di guida. Ti faccio questo cambio di direzione e poi tu mi dici. Guarda! Sembra di stare in una supercar con un vestito da station wagon. È vero, una station wagon questa. Assolutamente sì. È tipo compro una 6, magari diesel, certo, e ci swappo questo vuoto. Mamma. Più o meno è uno swap fatto in casa. Esatto. Funziona. È uno swap originale. Come ogni Audi che si rispetti, abbiamo la solita calandra riconoscibilissima con i quattro anelli, ma in questo caso c'è anche una scritta che ci piace molto, RS6. Subito sotto il portatarga, che comunque è ben integrato all'interno della calandra, non è assolutamente un elemento di disturbo se non fosse per i colori della targa, ovviamente. Subito sotto abbiamo la scritta 4, perché è giusto ricordare che qui abbiamo la trazione integrale permanente Audi. Infine troviamo queste prese d'aria, che a differenza di molte auto sono vere ragazzi. La prima più grande serve per i radiatori, quindi per raffreddare tutto quello che è il motore e le turbine. La seconda, più fina e allungata, serve per far passare aria e freddare gli pneumatici e di conseguenza i dischi dei freni. Al di là di tutte quelle che sono le piccole chicche che ci fanno notare che non si tratta di un'auto standard ma di un'auto sportiva, vogliamo parlare di questi super parafanghi allargati che la rendono ancora più cattiva. Sembra quasi che sia pronta lì ad azzannarti come una tigre. È veramente stupenda. La trovo un'auto in cui hanno voluto far incontrare per forza due mondi, che sono la comodità, lo spazio, la famiglia e l'auto sportiva vera e propria, che però è difficile farli incontrare perché sono due rette parallele, diciamocelo chiaramente. Però come sempre, come ci insegna anche il buon Matteo, prima di parlare le macchine bisogna provarle. Assolutamente sì. È imbarazzante. Ricordiamo che lo scarico è quasi originale. Dal downpipe in poi è scarico libero, ma fino al downpipe è tutto quanto originale. In basso questo mega diffusore che contiene questi due bocchettoni di scarico, al cui interno abbiamo ben quattro scarichi che suonano una sinfonia, ragazzi, che poi vi faremo sentire. La cosa imbarazzante è la trazione, che tu in uscita curva dai gas e si aggrappa proprio con tutte e quattro le ruote. Senti che cos'è?
Audi RS6 C7. Possiamo dire che questa è stata colpita dal downsizing. Perché? La versione precedente era un V10, il motore della Gallardo. Sai che questa può disattivare 4 cilindri? Vuoi risparmiare un 13%, magari in un'andatura autostradale? Lei ti spegne 4 cilindri, ovviamente in un range di 960 giri al minuto e 3500 giri, che non è male, cioè perché usare tutti gli 8 cilindri quando ne puoi usare 4? All'occorrenza! All'occorrenza, certo. Basta schiacciare e ritornano in auge. Mamma mia. Parlando di pneumatici, qui abbiamo un 285-30-21. È assolutamente enorme, ma nello stesso tempo bellissimo e soprattutto funzionale, perché la macchina non perde un colpo neanche quando la si mette in crisi. Io volevo soffermare sui freni. I freni sono enormi, belli a margherita poi. Dimensioni? Dimensioni sono 3,65 davanti, 3,20 dietro. C'è però un appunto da fare. Purtroppo questi sono in metallo e, sentendo anche Mirko, il proprietario, non ne è particolarmente fiero. Infatti, mamma Audi cosa ha pensato? Ha pensato anche di proporre un allestimento che costa appena 20.000 euro di più con 4 carboceramici. Il che andrebbe a migliorare quanto va. Cioè, come tocchi l'acceleratore, hai sentito? Comunque è un connubio di sensazioni ed emozioni e trazione e handling di guida che fa paura. Cioè, io veramente non ho mai trovato una roba del genere. Sentirò. Io credo anche che questo tipo di auto, come detto anche per altri modelli, purtroppo ti distaccano un po' da quella che è la realtà. Infatti, come mi dicevi prima, i 130 ormai sono così. E quindi magari se non si ha proprio la testa sulle spalle e se non gli si dà del voi, si rischia di farsi molto male. Guarda come sale. Il fatto che siamo a una velocità abbastanza elevata, una velocità autostradale, e sembra di stare quasi fermi. Guarda che questo è pericoloso, sì. Molto confortevole, ma pericoloso. Adesso parliamo di un altro punto forte di quest'auto: gli interni. Qui abbiamo carbonio vero su tutto il tunnel centrale, su quello che è il cruscotto all'anteriore, ma anche sulle parti laterali dei pannelli delle portiere. È tutto funzionale all'auto, sia per essere comoda sia per andare veramente forte. Guardate che sedili, ovviamente sportivi, con poggiatesta integrato, scritta RS6, misto pelle alcantara, con cuciture a vista. Cioè, parliamo veramente di qualità molto molto alta, e sono estremamente comodi e allo stesso tempo estremamente contenitivi. Ricordiamo che stock quest'auto fa da 0 a 100 in 3 secondi e 9. Benché turbo, non c'ha turbo lag. Verissimo, verissimo, bravo. Cioè, schiacciate un secondo. Sicuramente merito anche della doppia turbina, perché ovviamente vanno a compensare l'una i giri mancanti dell'altra, e questo fa sì che il motore in sé abbia un'erogazione paurosa. Questa è un'auto non nuovissima ormai, lo dobbiamo dire, ma la gestione del cambio è qualcosa di micidiale. È meraviglioso, questo è un Tiptronic a 8 rapporti. Notiamo che, come appunto stai già facendo vedere tu, diamo un pizzico di gas, sale immediatamente di giri. Ma la cosa interessante è che le cambiate sono quasi impercettibili. Con questi spari alla fine possiamo anche chiudere il video qui. Assolutamente. Basta così. È la musica, questa è la musica.